Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e oggi volevo presentarvi Aviary e Tourney. Cos'è questo gioco? Allora, è un gioco molto particolare, sia sullo stile grafico che sulla colonna sonora, davvero di ottima fattura. Noi vestiremo i panni di J.J. Falcon e del suo aiutante Sparrowson. Già dal nome capite che stiamo parlando di creature, di animali. È un mondo, ora vi faccio vedere direttamente caricando dall'inizio. Ora io sono andato avanti pochissimo nel gioco, non sono andato avanti più di tanto perché non voglio fare spoiler. Che intendo? Che potrei farvi vedere il gioco a livello di trama, di come si susseguono gli interrogatori. Comunque noi all'interno del gioco dovremo indagare su dei fatti che accadono, dovremo raccogliere delle prove, dovremo interrogare delle persone e dovremo alla fine dichiarare quello che abbiamo scoperto. Infatti, come vedete nel quarto caso, il primo è un tutorial. Poi, dopodiché, abbiamo altri due, chiamiamoli crimini. E alla fine il quarto, vedete ci sono A, B e C. Il C ancora non c'è, hanno detto che lo introdurranno con una patch a breve. A, B e C sono i finali, in base a noi come ci saremo comportati, alla fine avremo tre finali diversi, quindi ci crea anche una rigiocabilità. Noi partiamo dall'inizio, vedete lo stile grafico, come dicevo prima, è molto particolare, ma andando avanti velocemente, questo è l'intro del primo caso. Ok, un gatto con gli artigli. Questo è Sparrowson, il nostro aiutante. Ecco qui, vi parlavo di animali. Vedete noi chi siamo? Noi siamo, eccoci qua. Noi siamo J.J. Falcon. Il nostro compito, in questo caso, ora qui ci spiegheranno, come dicevo prima, è un tutorial. Ci spiegheranno le varie icone che adesso appariranno qua giù nell'angolo in basso a destra, che saranno quindi il portafoglio, il nostro inventario. Poi dopodiché ci introdurranno la mappa di gioco dove noi potremo viaggiare nei vari luoghi all'interno dei vari casi. Andiamo avanti velocemente, non voglio farvi, come dicevo prima, spoiler perché non mi piace. È un gioco particolare per fare un video, verrà molto breve perché il mio compito ora non possiamo andare, vedete qui ci spiega velocemente le zone, non torno all'ufficio perché è dove veniamo, The Aviary Attorney Office. Ma andiamo alla concierge, la conciergerie. Dicevo prima, verrà un video molto breve perché non voglio soffermarmi troppo sulla trama. E praticamente è lo scopo del gioco seguire la trama e giungere noi alle conclusioni in base a quello che accade. Ovviamente, se non si capisce l'inglese, chiudete qua il video, nel senso non ha senso andare avanti perché non è localizzato in italiano. Io l'ho finanziato su Kickstarter. All'epoca, quando uscì, aveva raggiunto la cifra che richiedeva. E infatti, eccolo qua, è uscito oggi, al momento in cui sto parlando, il 22 dicembre. Ora non so se questo video riesco a metterlo su lo stesso giorno o il giorno dopo. Qui possiamo parlare. Questo, vedete l'inventario, dice questo è l'inventario e questo qui è il nostro portafoglio. E qui ora praticamente noi non faremo altro che andare a interrogare le varie persone su quello che accade e raccoglieremo le prove, eccetera. Il gioco è questo, né più né meno. Se vi può piacere questo genere di giochi, qui sfondate una porta aperta perché è davvero ben fatto. È davvero un gioco interessante. Ho letto parecchi commenti a riguardo, non è che parlo per quello che ho giocato io, ovviamente ho giocato pochissimo. Lo sto iniziando adesso, ho voluto fare velocemente questo video per farvi capire cosa propone. È un gioco interessante e non faccio altro che ridire di nuovo il fatto che se vi piace potete farci un pensiero, non costa molto, mi sembra, non vorrei dire una cavolata, mi sembra intorno ai 13 euro, quindi una cifra abbastanza bassa per quattro casi. Valutate voi se può essere interessante o no. Io con questo penso di avervi fatto vedere le basi del gioco e ci vediamo direttamente nel prossimo video nel canale. Ciao a tutti!